Amici di SOS Arezzo TV, buona serata, buonasera Beppe Marconi e ben ritrovato intanto. Grazie, Fabio. Allora, è da Pasqua che non ci si vede praticamente. Abbiamo mandato delle regole. La tua è che non sei mai puntuale. Allora, siamo impegnatissimi. Siamo sempre impegnatissimi. Siamo qui insieme a Andrea Bonavitacola, sono romano però vivo dal 96 ad Arezzo. Allora, tu ci hai chiamato per segnalarci qualcosa di spiacevole che accade negli autobus. Certamente, cioè, giusto che uno deve fare il biglietto, però è anche giusto che se uno ha un biglietto e magari, diciamo, non timbra bene perché è schiacciato, perché uno l'aveva in tasca, giustamente il controllore o lo scrive con la penna, come fanno sul treno, oppure prendono lo strappo e dice vabbè, ho controllato il biglietto alla persona. Io ho visto delle scene allucinanti, ci sono tre persone di una cooperativa qui di Arezzo che praticamente queste persone spaventano le persone, cioè questi tre controllori spaventano le persone a livello psicologico. Allora, la cosa che mi dà fastidio, che è successo sulla mia pelle, il fatto è questo qui, che praticamente, cioè, io faccio il biglietto, no? E magari c'è la macchinetta che ha finito l'inchiostro o la macchinetta che non funziona, ti prendono, uno ti sale davanti, uno nel mezzo, ti bloccano come se dovessi fare un incontro di wrestling, e io queste cose non le accetto, perché io a Roma non ho mai preso una multa, io ho sempre fatto il biglietto, sul treno ho sempre fatto, lavorando anche alla sicurezza perché faccio antitaccheggio e faccio anche praticamente portierato. Quando becco qualcuno o beccavo qualcuno che aveva rubato, non era che mi mettevo lì nel mezzo, lo bloccavo, perché assolutamente proprio non lo posso fare, devo chiamare sempre le forze dell'ordine. È capitato che una volta il biglietto sì, non si era timbrato? Sì, no, a me mi è successo prima che andassi giù in Puglia da mia figlia, perché io sono separato, c'ho una bambina giù, dovevo partire, il biglietto praticamente pioveva, si era bagnato tutto, gli dissi guarda, io il biglietto l'ho fatto, però cioè il biglietto ce l'ho, però non timbra. Ah, io non voglio sapere niente. Ha preso 40 euro di multa. 40 euro di multa. E una signora ha detto, ma il ragazzo ce l'ha il biglietto, il signore ce l'ha. E anche le altre persone mi hanno visto, ho sempre fatto l'abbonamento, chi mi conosce ad Arezzo mi conoscono tutti, ho sempre fatto abbonamenti di treni e abbonamenti dell'autobus. Non ho mai fatto il furbo con nessuno. Questi tre signori mi hanno bloccato come se fossero come se faccio io il lavoro da buttafuori o servizio di sicurezza, mi hanno bloccato a livello così, ho detto guarda che io non sto scappando, mi si è messo proprio davanti. Alla fine io ho dato il documento, io ho detto questo non è modo di lavorare e neanche di interagire con le persone, perché così cerchi solo cioè di far incavolare la persona. Io sono stato calmo, tranquillo, e ho dato il documento e ho preso la multa. Però non ci si comporta così, perché tu dici la multa la possono anche fare, però senza questi atteggiamenti. C'è modo e modo, ci sono molti autisti dell'ATM che si sono lamentati allo stesso modo. Ogni tanto io salgo sull'auto, oh ciao come stai, oh ciao Romano, ciao Andrea, tutto bene? La gente si è stancata di queste persone, si è stancata, perché è un conto. Voglio dire, se uno ti fa insomma la multa, è giusto, se io sto senza biglietto o sto scappando, hai perfettamente ragione. Ma se sei seduto. Ma se sono seduto. Purtroppo il problema è questo, è vecchio, di vecchia data, della gente che ha il biglietto ma non lo oblitera. Perché spera di farla franca e se arriva il controllore ci va di corsa a obliterarlo. Ne so qualcosa, specialmente quando i ragazzi vanno a scuola, anche qualche figlio che ci faceva il furbo. Però quello che dice lui non va bene, cioè è vero che il biglietto va fatto, è vero che qualcuno fa il furbo, però anche è vero che ci vuole un metodo e metodo per parlare poi con le persone. E quindi è questione di metodo. Questi signori l'arroganza magari non la devono avere, ma devono fare il loro lavoro, fare le multe a chi le devono fare, però le devono fare in modo
senza aggredire, senza vessare le persone, perché questo non è assolutamente compatibile. Volevo dire una cosa, allora l'altro giorno scendo alla maestra di Giannino, no? Io manco ci ho fatto caso, a un certo punto proseguo per andare in palestra dal mio maestro di kickboxing. Ti salutiamo, è Massimo. Massimo Bertozzi, è il mio maestro di kickboxing. E a un certo punto mi sono trovato questi due, io li ho sentiti parlare, guarda, te lo giuro sulla mia vita e sulla vita di mia madre. A un certo punto io passavo lì, fa questa qua gli fa, dice: oh collega, la prossima volta facciamoci un bel video, almeno così quando facciamo una multa ci rivediamo pure come abbiamo fatto la multa e ci siamo divertiti. Poi l'altra volta mi sono trovato con un disabile, che c'era un disabile, l'avevano circondato come se fosse, che ne so, come se scappasse. Come fa a scappare un disabile? Mi fai capire te? E questa sì, è una cosa sbagliatissima. Hanno un modo di interagire sbagliato e sono troppo prepotenti. Io penso che avete fatto una lamentela alla società, qualcuno, sì, alla TM, sì, stessa, certo, a questo punto. Certo, alla TM qui alla stazione. Sì, sì. Abbiamo fatto una lamentela. Sì, sì, io l'ho fatta. Sì. Io da parte mia l'ho fatta, e come? Io lavoro in una cooperativa che sono bravissime persone. Io mi sono trovato come se fossi in una famiglia e mi trovo veramente bene, faccio il mio lavoro. Il problema non è la cooperativa, no, in quanto tale. No, sono le persone. Io non sono d'accordo però avere il biglietto e non obliterarlo, non gli fa la multa, perché se hai il biglietto lo devi obliterare. Se ci sono problemi sulla macchinetta, sono d'accordo, lo fanno presente e loro dovrebbero verificare il fatto che la macchinetta presente, non funziona. Io l'ho fatto. Però se hai, la macchinetta funziona e hai il biglietto in tasca e non l'hai obliterato, mi sembra giusto parlare. Il problema non è la multa qui, no, il problema no, secondo no, me il problema è l'atteggiamento. Ma anche la signora fece presente, disse: guardi, non c'ho il biglietto. Dice: no, noi i biglietti noi li abbiamo finiti. Dice: scusi, stamattina sono le 7 e il tabaccaio è chiuso, il bar è chiuso, che faccio io? Dice: signora, salgono quelli, subito la multa. Fanno la multa a tutti, cioè non è il fatto del biglietto. Sì, sono flessibili. Non è il fatto del biglietto, è il fatto proprio del comportamento di queste persone. Perché uno, io l'ho conosciuto, uno di questi tre, io ci ho parlato tranquillamente. Bisogna mandare a Roma qualche... Magari. A qualche no, a qualche stazione della metropolitana su quei tornelli. Penso Ostia, oppure cioè Ostia e anche la stazione Termine. Quanto resisterebbero? Ma penso neanche una settimana, ma neanche un giorno, penso. Beh, io ringrazio molto per questa segnalazione, andremo ovviamente a sentire TM che cosa ne pensa. Allora, abbiamo sentito subito l'ATM, che è appunto l'azienda che gestisce al momento il trasporto pubblico, e abbiamo sentito il presidente Massimiliano Dindalini che ci ha detto che l'azienda ha fatto dei controlli soprattutto sulle persone che insomma sono in regola col biglietto e non si sono lamentate del comportamento dei controllori. L'ATM ricorda che i controllori sono pubblici ufficiali, che quindi insomma un po' questo è il loro mestiere, è quello di controllare. Ha detto: chi è in regola non si lamenta, ha detto semmai il problema è di chi non è in regola col biglietto e quindi questi stanno rubando un servizio pubblico. Questa insomma è un po' la risposta. Ha anche detto il presidente Dindalini che questa cooperativa è una cooperativa leader in Italia, si occupa di controlli anche in tante altre parti, con altre importanti aziende in altre realtà italiane, e che c'è da ben 2 anni. Queste insomma sono le cose che ha, diciamo, in risposta alla testimonianza che abbiamo sentito. Vabbè, logicamente è logico che quelli che hanno il biglietto non si lamentano, non si lamentano quelli che non hanno il biglietto. Magari affrontare il tema di quello che abbiamo intervistato, che diceva l'arroganza che hanno nei confronti di coloro che non hanno il biglietto. Magari questo sì, verificare questo fatto. Questo, che il biglietto non si è lamentato. Questo ci sta. Però insomma, chi non ha il biglietto che non venga aggredito in modo pesante, ma venga redarguito e venga fatto quello che deve essere fatto. Queste sono le posizioni e se ci sarà bisogno ne torneremo a parlare. Grazie a Beppe Marconi. Ciao, grazie Fabio. Alla prossima.